ciò che la terapia medica precede il trattamento chirurgico, e quindi la combinazione di queste è quella che oggi viene utilizzata. Cos'è cambiato nel trattamento del tumore del seno? Direi che c'è stato un cambiamento, direi, rivoluzionario, storico, a partire dalla fine degli anni 60, perché fino ad allora la chirurgia era una chirurgia demolitiva, qualunque fosse la dimensione del tumore si faceva la mastectomia. Quando io ho cominciato a frequentare l'Istituto dei tumori di Milano, Claudio lo sa perché io ho qualche anno più di lui, ma lui però non è pure lui un ragazzino, quindi mi segue abbastanza ruota. Quando frequentavo l'istituto, i pazienti facevano un unico intervento che era la mastectomia radicale. Anche allora mi ricordo, io facevo i primi anni dell'università, frequentavo le parti di chirurgia del studio dei tumori e mi assentavo per dare degli esami, e poi ritornavo dopo lì a qualche giorno, magari via 15 giorni, 20 giorni, poi tornavo e ritrovavo ancora lì le pazienti operate, perché allora i pazienti rimanevano in ospedale per settimane, uscivano dopo che venivano rimossi tutti i punti, eccetera. Oggi ovviamente non è più così, la paziente viene dimessa dopo uno o due giorni, o addirittura, come vedremo, addirittura in giornata. Quindi il cambiamento è stato epocale quando si è pensato di valutare se era possibile evitare la mutilazione, evitare in qualche caso la mastectomia. Il secondo passo, il secondo elemento, è stato quello di verificare se era possibile anche ridurre l'intervento a livello dei linfonodi ascellari, che è sempre stato un atto chirurgico che si è sempre accompagnato all'intervento sul seno, sia che i linfonodi fossero ammalati sia che fossero sani. Terzo aspetto riguarda la radioterapia, che oggi si effettua di regola accompagnandosi ad una chirurgia conservativa, ma in cui oggi ci sono delle tecniche che consentono già di erogare la radioterapia in casi selezionati durante lo stesso intervento. E per ultimo, quello che noi abbiamo chiamato mastectomia conservativa, quindi siamo partiti nel 1970, siamo arrivati al 2002, la mastectomia conservativa con la possibilità di conservare il complesso areola e capezzolo e quindi di dare poi una ricostruzione già al momento dell'intervento con un risultato esteticamente accettabile. Quindi la conservazione del seno è stato il primo atto e